E meno male che non dovevo spendere più soldi. Cucciolotti, bentornati in questo nuovissimo video. Anche perché di vecchi video non ne faccio più. Un saluto a Awed, che guarda sempre i miei video, tra l'altro. Oggi ho questo look un po' da rapinatore, ruba cuori. Un saluto a tutte le cuccioli in ascolto. Semplicemente perché fa freddo e quindi mi sono attrezzato di conseguenza. Questo è un video che stavo temporeggiando, lo faccio più avanti. Semplicemente per una ragione che più avanti nel video capirete qual è. Vi prometto già che sono tutte sneakers, di alcune vi consiglio di guardarlo fino alla fine se vi interessa, perché parleremo nel dettaglio di un modello, differenze con quello precedente, in altre con scala taglia, tutte le cose che in realtà servono prima di acquistare una sneakers. E poi alla fine sono tutte quelle che mi chiedete in DM sotto i commenti, quindi farò un video super completo per non avere nessun commento e quindi guadagnare meno soldi possibile da questo video. Scherzo, cucciolotti, commentate, anzi, e se non siete iscritti al canale, iscrivetevi adesso. Perché? Perché? Me lo scrivete voi, mi sono iscritto perché? Scrivetelo qui sotto nei commenti. E poi vi ricordo che ho anche degli altri social, come Instagram, TikTok e WhatsApp, però quello diciamo che è un po' privato. Un po'. Detto questo, non perdiamo altro tempo e andiamo subito ad unboxare qualche sneakers. Allora, visto che abbiamo parlato di unboxing, unboxiamo l'unica che ancora non ho tirato fuori dal box di spedizione, che arriva direttamente da SNS. Ragazzi, si apre. Olè. All'interno troviamo un paio di Jordan 1. Quale Jordan 1? O se l'avrete presa anche voi, saprete benissimo che all'interno di questa scatola e tutti questi mille foglie si trovano le Jordan 1 Low Neutral Grey OG 85. Come avrete visto, già il box è diverso da quello classico nero e rosso ed è anche più stretto, più affusolato, e direi che è meglio, perché solitamente quando ordini il Jordan 1 Low dentro la scatola classica ci vanno larghissime, le puoi mettere per così, per così, per cos'ha. Chi mi segue da tanto saprà che Jordan 1 Low Neutral Grey, la versione del 2021 che ho lì, a fine video vi farò vedere magari le differenze tra il modello dell'85, questo qui, e quello del 2021. A primo impatto non può che piacermi, perché come dicevo, quelle del 2021 sono stata la mia scarpa preferita, adesso sono diventata scarpa da palestra. Ne avevo un secondo paio nuovo di quelle lì e ho venduto quando ho saputo che sarebbero uscite queste qua. Vi dico solamente che a livello qualitativo e di comfort sono non nettamente superiori, però sono meglio della release del 2021. Comunque fatemi sapere se l'avete presa anche voi, tra l'altro credo che siano ancora disponibili in molti negozi, eh? Quindi date un'occhiata, fate una bella ricerca Google se le volete. Retail un po' alto perché si parla di 170 euro, però sinceramente io li ho spesi volentieri, perché questa è una scarpa che utilizzo veramente sempre. Ma adesso la mettiamo un attimo da parte perché vi faccio vedere le prossime cose che ho comprato. Comunque non mentivo quando ho detto che diventerà probabilmente una delle mie scarpe preferite, perché ne ho prese due paia. Vado un attimo in cucina che c'ho la pasta che sta bollendo. Allora, le prossime direi che possiamo farle insieme e agganciarci alla quarta, perché si sta parlando sempre di basketball. Una è retro, le altre adesso capirete. Allora, andiamo a ritroso, dalla più recente alla più vecchia. Scatola stupenda. Apertura secondo me fantastica. Carta altrettanto magica. E all'interno troviamo le LeBron 21. Can you do something for me? Il gatto si è strusciato, evidentemente piacciono pure a lui. Sono pieni di peli, perché sì, queste le ho già usate, sono la scarpa che ho scelto sostanzialmente per la prossima stagione. Poi fatemi sapere se magari volete dei video un po' più sul basket. Tempo fa ve l'avevo anche spoilerato che volevo fare una sorta di inside the game, portarvi con me durante una partita, solamente che poi è successo guai, mi sono spaccato il crociato, quindi non aveva molto senso portarvi con me inside una partita sugli spalti mentre insulto gli arbitri. Cioè, avrebbe fatto probabilmente ridere, sarebbe probabilmente andato virale su TikTok, però buoni. Non si fanno queste cose. Di questa scarpa vi parlerò molto velocemente, perché secondo me è veramente stupenda. Poi, essendo una scarpa performance, la cosa principale chiaramente la comodità, reattività per il basket, sicuramente anche la trazione. E questa qui è veramente, ha una tenuta del campo veramente fantastica, quindi non si può dire niente. Prezzo un po' alto, però vista la comparazione con gli altri modelli direi che
È giusto. Perché parte da un retail di 200 euro, la trovate sicuramente in sconto. Infatti l'ho comprata quando mi è arrivata la notifica del 25% di sconto, che su 200 euro sono 50 euro, da Nike, quindi l'ho presa. Non mi sono pentito assolutamente, l'ho presa di questa colorazione Lakers, nonostante tipi Boston, semplicemente perché una delle mie scarpe preferite sono le Purple Lobster. Non c'entrano nulla, non sono ispirate, però entrambi Nubuck, quindi veramente, veramente consigliate. State cercando una scarpa da basket? LeBron 21. Perché alla fine, secondo me, è quella scarpa che, secondo me, adesso le sneakers da basket hanno quel look che puoi tranquillamente utilizzare anche fuori dal campo. Tra l'altro, mannaggia gli squali, non so se si vede. Dov'è? Qui. È pronta la pasta. Dicevo, non so se si vede, qui c'è tipo una chiazza di muffa, che in realtà non è muffa. Mi stavo semplicemente lavando le mani dopo aver messo la mia cremina preparatoria allo sforzo fisico riscaldante e muscolante, e una goccia mi era caduta lì. Solamente in quel momento ho detto, vabbè, sono bagnato. Stamattina mi sono svegliato con questa mano. Quindi più tardi provvederemo alla pulizia. Dicevamo, proseguiamo con la prossima, che arriva con questo box tremendo. Tra l'altro, quando uscirà questo video, probabilmente ci avrò postato già un TikTok a riguardo. Quindi, se l'avete visto, sapete già cosa ne penso e cosa ne voglio fare di questa scarpa. Ma ve la faccio vedere, perché all'interno ci sono queste bimbe. Ma quanto sono belle! Ve ne tiro fuori solamente una, e sono le KD 3 Hunt Pearl. Tutti gli anni KD e Nike rilasciano questa colorazione Hunt Pearl, appunto perché la zia di KD è venuta a mancare proprio di cancro, e perciò KD collabora con Nike, un'associazione che si occupa di ricerca contro il cancro, e rilasciano ogni anno la KD in una colorazione praticamente rosa, magari con qualche variante di tonalità. E devo dire che sta cosa di Nike, che sta rilasciando un sacco di modelli retro, retro basketball, mi cazza tantissimo, perché chiaramente io gioca a basket, quindi. E poi non è che rilascia modelli così, rilascia delle belle chicchette. Speriamo che rilascino anche le Kobe. Di questa scarpa vi posso dire tante e poche cose allo stesso tempo, perché chiaramente la colorazione è una caratteristica fondamentale. La tomaglia in mesh e in questa pelle lucida, che ha un effetto tipo cromato, non so se rende dalla videocamera. Molto bella, cosa non è bello quando si utilizzerà e verranno le crease tremende, che sulla pelle lucida lo sappiamo come. Viene con un paio di lacci, direi tendente al fucsia, e un altro più rosino chiaro. A livello di performance direi che è medio-alta, la trazione è veramente pazzesca. Come faccio a saperlo? Perché le ho già provate e tristemente devo dire che mi vanno piccole. Io ho 45, di solito ho preso 45. C'era la solita smania delle raffle, far tutto di corsa, che in realtà non ha senso perché c'è tempo per iscriverti. Fortunato di averle vinte, però appunto ho preso 45 e sapevo già che mi sarebbe andato piccolino. Infatti, se deciderete di prenderle, almeno mezzo numero sicuro, se non una taglia intera sopra la vostra, perché sono veramente strettine, soprattutto su questa parte. Niente, detto questo, troviamo sul back loghettino Hunt Pearl. Anche qui sulla linguetta troviamo il loghettino che simboleggia la ricerca contro il cancro. L'avrei voluto utilizzare per la prossima stagione, ma purtroppo mi vanno piccole. Quindi questa scarpa qui non so veramente cosa farci. Probabilmente la venderò. Quindi se siete interessati, commentate qui sotto, scrivetemi su Instagram. Probabilmente avete già visto TikTok, quindi fate un po' voi. Stupende però, ve le consiglio. La scarpa più vecchia in ordine di uscita, almeno uscita per la prima volta, non ce l'ho qui da mostrare perché, come vi dicevo prima, ho aspettato, temporeggiato questo video, non perché non avessi voglia, ma perché il primo pacco con le Neutral Grey, il secondo paio che avevo ordinato, e le scarpe che vi avrei voluto mostrare ma non ho qui con me, arriveranno prossimamente. Non so se aggiungerò in questo video, ve le farò vedere magari su Instagram o un TikTok. Sono le Jordan 12 Sherry. Stupende, secondo me, stupende. Infatti sto proprio aspettando quelle scarpette lì e non vedo l'ora che mi arrivano. Il guaio è successo che quest'estate mi sono fatto arrivare dei pacchi a casa al mare e da lì non ho più acquistato su SNS. Fino a queste due raffle qui, che io stupidamente mi sono iscritto e non ho controllato l'indirizzo di spedizione. Pensavo fosse quello di casa mia. Uno sono riuscito a dirottarle, mi è arrivato un po' ieri o l'altro ieri. L'altro invece l'hanno consegnato a casa al mare. Quindi devo rispedirmelo, farmelo arrivare qui e... sti cazzi. Ultima sneakers che vi faccio vedere oggi, non vi dico che è una delle mie preferite, perché tra l'altro sono tutte le mie preferite quando arrivano, però questa qui l'ho tenuta da parte proprio per questo unboxing, non l'ho indossata, ce l'ho da parecchio, più di una settimana sicuramente. Yeezy Knit Runner, che vi ho già mostrato sul video dove vi faccio vedere tutti le cose, tutte le cose che avevo preso sull'app Confirm, la restock Yeezy, però l'avevo presa a 44. Nonostante fosse andato sold out, adesso va pure under retail. Non lo so che cosa c'è nella testa delle persone. E quindi, grazie a Mario di Dream Plug, che saluto sempre. Mario, se stai guardando questo video,
scrivere. Sommario nei commenti. Le ho trovate nella mia size. Adesso sbiro di nuovo. Ovvero l'11,5, perché io solitamente porto 11, avendo provato anche il 12, quindi vi posso dire che la taglia giusta è mezza taglia sopra la vostra. Delfino per gli acquisti. Ve le tiro fuori tutte e due perché le metterò proprio oggi. Ed eccole qui. Non vi parlerò tantissimo perché, come vi dicevo, è già uscito un TikTok. Sì, l'ho caricato proprio ora quando sto registrando. E oltre underrated sono under retail su StockX. Per avere qualcosa di diverso, io sinceramente ve le consiglio, perché il retail è a 2,10, stanno intorno ai 170 euro. Sono anche piuttosto comode, quindi se cercate una scarpa sobria, per modo di dire, perché c'è chi dice che sono delle calze con la suola. Io direi che sono delle calze con la suola. Però, oh, basta le solite sneakers, basta. Quindi, cucciolotti, io mi preparo perché sono stra di corsa, devo andare a Milano. E nulla, fatemi sapere qual è il vostro pezzo preferito di questo unboxing, se avete preso qualcosa, se volete perdere qualcosa grazie ai miei consigli per acquisti. E se così ve ne sarò grato, perché vuol dire che sono un bravissimo venditore. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao.